giornata della nostra rassegna di conferenze al Museo dell'Associazione Polaris Ascolti di Cuneo di Genova. Inaugura la nostra rassegna Marco Bruno di Torino, venuto apposta, esperto di sole, astrofilo appassionato. E una curiosità, Marco fa parte del consiglio direttivo di un'associazione di astrofili, del circolo astrofili, il circolo pinerolese astrofili Polaris, per cui praticamente è un'associazione omonima alla nostra. Abbiamo trovato i nostri corrispettivi colleghi astrofili di Torino. Esperto di sole, dicevo, astrofotografo, anche radioamatore, ha un sacco di interessi innumerevoli ed eccelle tutti. Io l'ho invitato qui, spero che vi appassioni, parlerà del sole, nascita, funzionamento e fine della nostra stella e la sua influenza sull'ambiente terrestre. Per cui un argomento interessantissimo. Marco spazierà in vari argomenti, praticamente a 360 gradi, su tutto quello che si può dire. Esatto. Per cui non potevamo iniziare meglio questa rassegna. Il 4 conferenze al sabato pomeriggio, sempre alle 15.30, vi ricordo il nostro orario anticipato per il museo. Sabato 15, la prossima conferenza sarà sabato 15 febbraio, sempre alle 15.30, viaggio in India alla scoperta del cielo australe. Anche qua parteciperà Emanuele Sordini, un astrofotografo appassionato che è andato in Namibia a fotografare il cielo australe, ci farà vedere delle fotografie e dei video meravigliosi e ci parlerà della differenza tra il cielo visto dal sud del mondo rispetto al nostro cielo. Poi, dal sabato 15 marzo, continueremo con Alessandro, il ricercatore dell'Osservatorio della Costa Azzurra di Nizza, dell'Osservatorio di Nizza, Alessandro Morbidelli, il dottor Alessandro Morbidelli, è molto famoso per le sue ricerche. Avrete sentito alcuni di voi, forse più appassionati, parlare del modello di Nizza sulla formazione degli asteroidi. Ecco, questo modello di Nizza si chiama così proprio perché Alessandro Morbidelli, questo ricercatore, è un fautore di queste teorie sulla nascita dei corpi minori del sistema solare e ci parlerà in particolare della formazione della Terra e dell'origine della sua acqua. Il problema dell'acqua nel sistema solare è veramente affascinante perché pare che il nostro pianeta in origine non fosse assolutamente dotato di acqua, ma questo ve lo racconterà meglio appunto Morbidelli, per cui l'appuntamento da non mancare sabato 15 marzo. Finiremo in bellezza sabato 10 maggio con una conferenza particolare tenuta dai soci fondatori dell'Associazione Polaris che vi racconteranno com'è cambiata l'astronomia in 20 anni. Polaris è stata fondata 20 anni fa, noi quest'anno festeggiamo i 20 anni della nostra associazione. Per festeggiare i 20 anni della nostra associazione terremo questa conferenza che spazierà e vi parlerà di tutti gli argomenti dell'astronomia che hanno avuto un'esplosione, un'evoluzione in questi ultimi 20 anni. Per cui saranno presenti il nostro presidente Alessandro Veronesi, Luigi Pizzimenti e Anna Bigatti, Cristiano Tognetti, li riconoscerete senz'altro perché li avrete visti in qualche conferenza del passato. Non sento. Numero 100, conferenza numero 100. Ah, sarà la centesima conferenza che terremo, festeggeremo anche il numero 100, la nostra conferenza numero 100. Per cui vi attendiamo numerosi e vi ricordiamo anche che se volete venirci a trovare la nostra associazione è in piazza Palermo, 10 di Cancello, qui vicino, e tutti i venerdì sera alle ore 21 noi teniamo per i soci, anche per il pubblico che volesse venirci a trovare, delle conferenze di astronomia tematiche, ogni venerdì un tema diverso. Se volete andare a vedere il calendario delle conferenze di programma sul nostro sito www.astropolaris.it, se volete passare a trovarci noi saremo molto contenti. Per cui Marco, che
adesso lasciamo la parola a Marco e mi sono dimenticata di dire che Marco ha lavorato, studiato, lavorato con il Politecnico di Torino anche, per cui abbiamo veramente un relatore d'eccezione. E grazie a tutti e grazie. Grazie sì, per la parola di Genova e all'invito, grazie a tutti per invitarci e inizierei subito anche perché la conferenza è abbastanza spessa come contenuto. Allora parliamo di Sole. Il Sole è innanzitutto la stella più vicina a noi, una stella come tante altre, ma è quella che ci dà la vita e quindi per noi è particolarmente importante, è importante come stella ed è importante perché condiziona in tutte le maniere la vita sulla Terra. Il Sole si è formato circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi a circa 2/3 dell'età stimata dell'universo, in un braccio della nostra galassia. I nostri vicini di casa galattici sono alcune zone che si chiamano braccio del Sagittario, braccio di Orione. Fra questi due bracci c'è il Sole, in una posizione relativamente periferica. Questo biancore è una rappresentazione ovviamente pittorica del centro della nostra galassia. Questa nostra galassia è una galassia a spirale. Le spirali sono questi bracci, i bracci sono fatti di stelle e di gas e di polveri. Tutto questo orbita attorno al centro della galassia e anche il nostro Sole gira gravitazionalmente legato al centro della nostra galassia. Quindi questi sono i nostri vicini di casa. Tanto tempo fa, probabilmente l'esplosione di supernova causò il collasso di una nube di polveri e di gas. I bracci della galassia contengono innumerevoli nubi di gas e polvere che si condensano in oggetti chiamati zone di formazione stellare. Ad esempio, ancora oggi vediamo moltissime zone di formazione stellare. Una delle più famose è la nebulosa di Orione, che si vede benissimo in queste sere in cielo. 4 miliardi di anni fa una nebulosa come questa iniziò a contrarsi, si estendeva nello spazio molto più vasto rispetto all'attuale sistema solare. La nebulosa era composta per lo più da idrogeno ed elio, gassosi e freddi. Quando una nebulosa, un globo di gas e polveri inizia a contrarsi, la contrazione provoca un riscaldamento perché il materiale che cade verso il centro per compressione si riscalda. Siccome la nebulosa già in origine ha un moto di rotazione che è derivato dal moto di rotazione della galassia, anche la cosiddetta nebulosa protoplanetaria ruota. Probabilmente, questa è di nuovo un'immagine pittorica ma derivata da dati osservativi su altre stelle neonate, il nostro sistema solare 4 miliardi di anni fa aveva un aspetto di questo genere, ovvero tantissima polvere e gas all'intorno, con al centro una stella appena formata luminosissima. I pianeti, quindi anche la Terra e tutti noi, si sono formati in questo disco. Il disco viene progressivamente soffiato via dalla radiazione e dai venti solari che arrivano dalla stella al centro. Quindi rimane una zona di spazio vuoto in cui si raggrumano oggetti che si chiamano pianeti, asteroidi, comete e altri oggetti del sistema solare. Quindi siamo nati in una maniera di questo genere. Come funziona una stella? Una stella sembra un oggetto enorme rispetto alla nostra esperienza quotidiana. Vedremo poi quanto il Sole è più grosso rispetto alla Terra. Però il funzionamento di una stella è molto facile da spiegare. Una stella sta in piedi grazie a due forze opposte. Da una parte abbiamo che il gas che compone la stella, le stelle sono composte di gas, come dicevo prima, essenzialmente idrogeno e elio, tende la gravità a cadere verso il centro. Dall'altra parte abbiamo che le reazioni termonucleari al centro della stella che producono il calore
causano una pressione che controbilancia il peso degli strati esterni della stella. Allora, gli strati esterni tendono a cadere verso il centro e cadendo si scalda. Al centro c'è una temperatura di milioni di gradi, a milioni di gradi si innescano le reazioni termonucleari che, con la pressione del gas caldo e della reazione, tendono a far espandere la stella. Se prevalgono le reazioni termonucleari, la stella si espande e si raffredda. Raffreddandosi, tornano a restringersi gli usci esterni, la temperatura aumenta. Come risultato, la stella è stabile, si autoregola, e il nostro Sole si autoregola felicemente tra 4 miliardi di anni. Questo è un altro dettaglio della nebulosa di Orione, questa è la famosa testa di cavallo, ma quello che vedete è questo: voi vedete un muro di gas e dei globi di gas e polveri, e questi globi di gas e polveri sono soffiati dalla radiazione ultravioletta di queste stelle neonate. Quindi le stelle sono nate all'interno di una nebulosa come questa. Questi oggetti, che si chiamano globuli di Bok, racchiudono stelle neonate. Man mano che le stelle si accendono, soffiano via il gas in eccesso, e queste stelle già accese stanno comprimendo questo muro che si chiama il muro della nebulosa di Orione. 4 miliardi di anni fa avreste visto all'interno del Sole un panorama probabilmente simile. Un'altra zona di formazione stellare estremamente celebre vicino a noi sono le Pleiadi. Le Pleiadi sono stelle ormai non più giovanissime, hanno circa 100 milioni di anni, sono a 43 anni luce di distanza da noi, e questa nebulosità che si vede attorno alle Pleiadi in realtà è una nube di gas fra noi e le Pleiadi, ovvero le Pleiadi ormai hanno soffiato via la nebulosa di formazione, rimangono delle cortine di gas fra noi e le stelle, che vediamo come una nebulosa verdastra o azzurrina, come la si osserva. Noi possiamo osservare oggi altre stelle in formazione, infatti sappiamo come si formano le stelle osservando le altre delle galassie. Ad esempio, questo oggetto che si chiama S106 è un oggetto che sta passando una fase estremamente violenta. Cosa vedete qui? Qui al centro invisibile c'è una stella. L'asse di rotazione della stella è in questo senso. Dai poli della stella vengono emessi questi due enormi getti di gas che sembrano dei calici. Al centro, qui, dovete immaginare una ciambella che si vede in parte, che è il disco protoplanetario. I pianeti si stanno formando qui in mezzo. Che cos'è il Sole oggi? Il Sole oggi è una stella classificata come nana gialla. Gli astronomi classificano le stelle secondo una certa scala. Il Sole è un G2b, secondo questa classificazione, è una stella di sequenza principale e di seconda generazione. Cosa vuol dire seconda generazione? Vuol dire che contiene gli elementi chimici sintetizzati da altre stelle precedenti. Allora, non so se lo sapete, ma l'universo iniziale conteneva soltanto idrogeno ed elio e debolissime tracce di litio. Tutti gli elementi chimici che conosciamo oggi, compresi l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, lo zolfo, il silicio, il calcio, di cui siamo fatti, derivano, sono stati elaborati nel cuore di stelle, tipicamente di supernove. Quindi il Sole non avrebbe potuto esistere, o meglio, il sistema solare non avrebbe potuto esistere così come esiste oggi più di 10 miliardi di anni fa, perché le prime stelle non avevano ancora avuto il tempo di esplodere e disseminare il cosmo di elementi chimici processati nelle stelle. Quindi tutti noi, ogni atomo del nostro corpo, della punta del nostro naso, dei banchi e della Terra, arriva dal ventre di una supernova esplosa. Quindi noi siamo alla lettera polvere di stelle. Non potremmo esistere se non fossero distinte generazioni precedenti di stelle. Il Sole quindi è la stella di seconda generazione. Circa metà della propria vita, il Sole ha una vita stimata, calcolando il combustibile nucleare che contiene, di circa 9 miliardi di anni, e ha bruciato per circa 4 miliardi di anni.
Il Sole è a 150 milioni di chilometri da noi, una unità astronomica, certo, astronomica. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, quindi percorre i 150 milioni di chilometri in 500 secondi, che sono 8 minuti e mezzo, quindi 8 minuti e 20 secondi. Il Sole è 8 minuti di luce da noi. Se uno mettesse la mano di fronte al Sole, la vedreste l'ombra, non potrebbe sulla Terra dopo 8 minuti. Il Sole è una dimensione. La dimensione della sfera solare è di circa 1.400.000 km. La Terra è 12.000, 106 volte, mi pare che sia il rapporto. In scala, grosso modo, quei due pixel lì sono la Terra. Per la serie, siamo un bruscolino da nulla nel vuoto cosmico, abbiamo messo. Essendo il Sole la sfera di gas, non sta fermo, ruota su se stesso, è fluido. Siccome è fluido, non ruota come la Terra, la Terra ruota con un corpo rigido, la rotazione è all'equatore, il loro giorno è praticamente come i poli. Il Sole no, un giorno solare, cioè una rotazione, dura circa 27 giorni all'equatore e circa 30-31 giorni ai poli. Come facciamo a conoscere il tempo di rotazione? Guardiamo una caratteristica, ad esempio la macchia solare sul disco, e vediamo in quanto tempo si può. La temperatura alla superficie è di circa 5.700 gradi centigradi. Per fare un minimo di scala del sistema solare, in scala, questo è il Sole e questi sono i pianeti, esterni, Mercurio, Plutone e i vari transplutoniani, Urano, Nettuno, Saturno, Giove, Marte, la Terra con la Luna, Venere, Mercurio. Ingrandendo un po' Mercurio, Venere, la Terra e la Luna, che è grossa circa come Mercurio, Marte che è piccolino, Giove che è bello rosso, Saturno nell'angolo, e questa roba enorme è il Sole. Come vi dicevo, il Sole fa parte di una galassia che noi chiamiamo Via Lattea. Orbita circa 27 milioni di chilometri dal centro, 27 miliardi di luce dal centro, e il minimo di mezzogiorno, perché gli organizzatori hanno cercato di giocare, ci sono parzialmente riusciti. Qui sono un po' di numeri, diciamo, di archivio, con la massa del Sole, se volete calcolarla, e la composizione del Sole è per la massima parte di idrogeno, che è il combustibile del Sole, elio, che è la cera del Sole, e altri elementi, tra cui ferro, carbonio, ossigeno, azoto, eccetera. Quello che è interessante, e vedremo che è importante dopo, il Sole si muove in orbita attorno alla galassia, trascinando con sé un inviluppo di campi magnetici. Questi campi magnetici racchiudono il sistema solare e, esattamente come la nave che si sposta, nella galassia il Sole produce un'onda di prua. Questa onda di prua, anzi, più di una onda di prua, bow shock, questa, e questa contamination shock, si creano per lo spostamento del Sole nel mezzo interstellare. È un'onda fatta essenzialmente di campi magnetici e particelle nucleari. Ecco un'animazione di come il Sole ruota. Moltissime delle immagini che vi farò vedere sono prese da satelliti. In questo momento in particolare SDO, che è uno dei tanti satelliti che monitorizzano il Sole. Quindi i satelliti ogni giorno ci mandano giù decine e decine di immagini in vari bandi spettrali. Questo è un montaggio di circa 6 ore di rotazione, no, di un paio di giorni di rotazione del visibile. E vedete che questo gruppo di macchie, oltre a mutare, che cambia, quindi mutare lì, vedete, qua sono tre, quindi mutare una, eccola lì, ruotano in un certo modo. Vedremo poi che c'è un'altra volta, che compare e scompare due volte, e compare una qui, e poi scompare. Vedremo poi che cosa sono le macchie solari e come si muovono. Lo vediamo subito. Thank you.
Allora, questa è un'animazione dove vedete tre viste di una macchia solare. Allora, in basso a destra vedete la macchia solare nell'visibile, qui dove ho il puntatore. Quindi è stata montata vari fotogrammi e vedete che sembra di immaginare una macchia di olio che si muove sull'acqua. In realtà sono delle zone dove il campo magnetico del Sole provoca il raffreddamento del gas. Le macchie sono zone di gas più freddo sulla superficie e, dato che i campi magnetici cambiano di continuo, anche le macchie evolvono continuamente. Questa è una ripresa nell'ultravioletto, in più banda dell'ultravioletto, in cui si vede l'evoluzione dei campi magnetici attorno alla macchia. Questi archi sono archi di energia magnetica, sono linee di forza, e questi lampi che vedete sono esplosioni all'interno della macchia. Sul disco principale vedete, nell'arco qui di circa 7-8 giorni, metà rotazione del Sole. Parliamo dell'interno del Sole. Da dove arriva l'energia solare? È stato un problema irrisolto per migliaia di anni. Gli antichi non avevano un'opinione precisa e non si ponevano neanche tanto problema. A metà dell'Ottocento si cominciarono a fare ipotesi ragionevoli. Già prima del Settecento si era calcolato che il Sole, se fosse stato composto di carbone, data la distanza, la massa del Sole, avrebbe potuto bruciare con quella produzione di energia per circa 1000 anni. Ma 1000 anni è un tempo troppo breve. Noi abbiamo una storia che è superiore a 1000 anni, quindi sappiamo bene che il Sole c'era già come minimo in era protostorica 3000 anni fa, quindi il carbone non regge. A metà dell'Ottocento, Von Helmholtz cominciò a ipotizzare che il riscaldamento del Sole fosse dovuto alla compressione del gas per collasso gravitazionale. Se una palla di gas si comprime, cade verso il centro, cadendo libera energia potenziale, diventa energia termica e si scalda. Ma non regge, perché anche così si arriva a una vita massima di 20 milioni di anni. Ma c'era già il dubbio allora, dopo Darwin, che alcuni fossili fossero più vecchi di 20 milioni di anni, e quindi anche qui la spiegazione era insoddisfacente. Lord Kelvin, che era un autorevolissimo scienziato inglese, teorizzò che l'energia derivasse da miriade di meteoriti e di comete che, cadendo sul Sole, ogni caduta rilascia energia, non scaldassero di continuo. Poteva anche stare in piedi, l'energia poteva essere spiegata. Lord Kelvin diceva che non c'era altra spiegazione possibile e escludeva categoricamente altre spiegazioni, perché non c'era altro modo con la scienza di fine 800 di spiegarlo. Il problema è che non vi è evidenza di queste meteoriti che precipitano verso il Sole. Noi sappiamo oggi che il Sole è bruciato 4 miliardi di anni e mezzo, e soltanto la scoperta della radioattività fornì fra il 96 e il 36 il modo per comprendere la fonte di energia. Lì vedete Henri Becquerel, che nel 96 scoprì la radioattività di sali di uranio, e Marie Curie, che spese in tutti i sensi la propria vita studiando la radioattività. Su queste basi, nel 32-36 Hans Bethe, scienziato atomico tedesco, formulò finalmente una teoria attendibile delle reazioni nucleari che stanno dentro il Sole. Come ogni altra stella, oggi sappiamo che il Sole brucia idrogeno ed elio e produce elio. Il processo si chiama fusione nucleare. Come funziona? Come dicevo prima, la pressione del gas all'esterno crea un aumento di temperatura al centro del Sole. La temperatura è così alta che possono cominciare ad avvenire delle reazioni nucleari di fusione. Quindi due nuclei di idrogeno si uniscono inizialmente per fare un nucleo di deuterio,
due nuclei di deuterio si fondono per fare un nucleo di elio. Tutto questo produce energia. I numeri sono, a mio avviso, sconvolgenti e sono questi. Ogni secondo, tic, tic, il Sole brucia 560 milioni di tonnellate di idrogeno. Quindi ogni secondo 564 milioni di tonnellate di idrogeno vengono bruciati e producono 560 milioni di tonnellate di elio. 4 milioni di tonnellate di materia vengono tramutati ogni secondo in energia, e questo da 4,5 miliardi di anni. E c'è ancora energia per 4 miliardi di anni. Mi sono divertito all'inizio di quest'anno, all'inizio dell'anno scorso, a rifare questo calcolo, ovvero calcolare l'energia generata dal Sole, che produce alla Terra 1337 watt per metro quadro, moltiplicati per tutti i metri quadri della sfera dell'orbita terrestre, dando l'energia messa dal Sole. Facendo un calcolo all'indietro si ottengono questi numeri. Ogni secondo 4 milioni di tonnellate vanno in energia. Il Sole, come le cipolle, è fatto a strati. Io avevo preso che ho copiato le cipolle per fare il Sole, che so. Come sono fatti gli strati del Sole? Allora, noi abbiamo un centro. Il centro, il nucleo, è di circa 150.000 km ed è ad alcuni milioni di gradi. Qui avvengono le reazioni nucleari. Il nucleo è circondato da un primo grosso guscio che si chiama zona radiativa. Perché radiativa? Perché in questa zona l'energia emessa, che sono effettivamente fotoni dei raggi gamma, vengono radiati e riassorbiti dagli atomi di gas, e molto lentamente, ci mettono decine di migliaia di anni, raggiungono la seconda zona, che è questa, che si chiama zona convettiva. In queste zone il gas è sufficientemente rarefatto da poter fare flussi di convenzione. Cos'è la convenzione? È quella che vedete in fondo alla pentola degli spaghetti. Quando accendete il fuoco sotto la pentola, l'acqua comincia a girare, a un certo punto comincia a venire su bolle. Appena prima che vengono sulle bolle, l'acqua diventa turbolenta. Bolle, non di vapore, ma di acqua calda, si staccano dal fondo della pentola, vengono in superficie e un altro flusso di acqua torna dalla superficie, come ha lasciato su un po' di calore, al fondo. Questa è la convenzione all'interno della pentola della pasta. Nel Sole è la medesima cosa. Nel Sole abbiamo delle correnti di gas caldo che vanno verso l'alto. Questo gas si raffredda emettendo calore e ritorna giù come gas più freddo. Noi vediamo queste celle di convenzione come aree chiaroscure quando guardiamo il Sole con un telescopio molto potente e in condizioni ideali osservative. Si chiamano grani di riso in gergo astrofilo, perché sembrano granelli di riso. I più piccoli sono grandi come gli Stati Uniti, alcune migliaia di chilometri. Le scale sono enormi. Di fronte a una macchia solare di questo genere, la Terra è grossa più o meno come la freccina del mouse. Quindi le normali macchie solari, appena visibili, potrebbero inghiottire il pianeta Terra tranquillamente. E queste aree che vedete, appunto questi granelli di riso, che osservandoli per alcune decine di minuti e vogliono ricottirlo, perché devono ripollire il gas che viene su, sono grandi alcune migliaia di chilometri. Le scale sono queste. Esternamente abbiamo la fotosfera, cioè la sfera della luce, cioè quella che vediamo, la sfera che emette luce. È uno strato di poche migliaia di chilometri superficiale dove vediamo il calore e la luce emessi dal Sole. Esternamente c'è un'altra area che si chiama cromosfera, dove avvengono un sacco di fenomeni che ora vedremo, e poi la corona solare. Questa è un'altra immagine analoga, vedete di nuovo il nucleo, la zona radiativa e la zona convettiva, e sulla superficie le macchie e le altre caratteristiche visibili sulla fotosfera. Questo è il discorso che vi dicevo prima della zona convettiva.
un fotone emesso al centro per poter arrivare in superficie ci mette decine di migliaia di anni. Viene continuamente assorbito e riemesso dagli atomi. Come facciamo a conoscere il funzionamento dell'interno del Sole e a che profondità sono queste zone e come funziona? Beh, esiste una scienza che si chiama eliosismologia, sismologia del Sole. Noi possiamo da Terra osservare le vibrazioni del Sole. Il Sole vibra nel senso che è una palla di gas, è elastico, è eccitato continuamente dai rumori dei gas che risalgono e dalle esplosioni che vengono in superficie. Quando avvengono questi fenomeni, il Sole risuona e analizzando i modi di risonanza e come si propagano le onde sonore, possiamo farci un'idea di come è fatto l'interno, esattamente come conosciamo qualcosa dell'interno della Terra grazie alla sismologia terrestre. Come vi dicevo, il Sole è una sfera di gas. Il gas ad alta temperatura si ionizza. Cosa vuol dire? Vuol dire che perde gli elettroni, che gli atomi perdono gli elettroni, ci sono elettroni liberi e quindi il gas diventa conduttore. Allora, dicevo, in un gas conduttore, cosa a cui siamo poco abituati sulla Terra perché ce ne sono pochi, si osservano dei fenomeni molto interessanti di magnetismo. In particolare, tutti avete presente l'esperimento scolastico della limatura su un foglio di carta della linea di forza della calamita. Le linee di forza a Terra sono staccate dal foglio di carta, le linee di forza del campo magnetico a Terra sono dello spazio. Invece nel Sole le linee di forza sono contenute nel gas, ovvero il gas ionizzato trasporta con sé le proprie linee di forza e le linee di forza a loro volta agiscono sul gas. Se ne ha una scienza che si chiama magneto-idrodinamica, ovvero spiega l'idrodinamica, la dinamica dei fluidi, di un mezzo magnetizzato. E per capire i fenomeni solari bisogna tenere presente dell'azionamento delle forze che agiscono sui campi magnetici. Il fenomeno magnetico più evidente del Sole è quello che chiamiamo ciclo solare. Cos'è il ciclo solare? Sappiamo, da un bel po' di tempo ormai, che il Sole ogni 11 anni ci fa vedere un aumento e poi una diminuzione del numero di macchie. Quindi se noi plottiamo il numero delle macchie in funzione degli anni, otteniamo questa curva e vediamo che ci sono cicli più intensi, come quello di fine degli anni 50, cicli meno intensi e via così, con una periodicità grosso modo di 11 anni. Questo avviene fra l'altro in molte altre stelle, perché noi osserviamo altre stelle che hanno variazioni periodiche sulla scala di anni. Quindi sappiamo che questa è una normalità, non è un fatto patologico del Sole, è una normalità del funzionamento delle stelle. Questo ciclo è dovuto all'evoluzione di correnti elettriche nella profondità del Sole, che ogni 11 anni fanno emergere in superficie le linee di forza del campo magnetico. Il ciclo corrente è un ciclo molto particolare ed è un ciclo debole. Allora, questo è stato il ciclo degli anni 2000 che ha raggiunto un certo numero di macchie, ha calcolato in una certa maniera. Qui vedete una curva nera che è il numero di macchie mediato per mese e una curva blu che è la media su più mesi. Vedete che c'è un picco, in realtà probabilmente un doppio picco, poi c'è una lunga valle. Abbiamo avuto un lunghissimo periodo nel 2009-2010 in cui praticamente non c'erano macchie solari ed era difficilissimo osservare il Sole perché lo osservi e vedi una plafoniera gialla senza dettagli. Quindi estremamente difficile mettere a fuoco. Non c'era sul disco nessun dettaglio su cui mettere a fuoco. Vedevi un disco giallo e basta. Decisamente poco divertente.
poi è risalito pian piano, finalmente nel 2010, qui c'è una curva attesa che pian piano viene cancellata e questa è la curva corrente. Anche questo ciclo sembra che abbia due picchi, uno l'ho avuto grosso modo a fine del 2012 e l'altro è esattamente ora. Ora siamo qui, gennaio 14, e l'attività solare sta risalendo. Ecco la profondità del 2009 e questa è la Sole del 2011. Vedete che la differenza è piuttosto eclatante. Questo era il Sole a luglio 2011, quando ho preparato questa presentazione, l'ho fatta nell'estate del 2011, queste erano le macchie visibili qui da noi al 31 luglio di due anni e mezzo fa. Allora, cosa sono le macchie? Le macchie sono le cose più evidenti sulla superficie e come vi dicevo prima, sono zone dove il campo magnetico del Sole esce dalla superficie. Immaginate che sopra ci sia una grande calamita. In realtà al di sopra della superficie noi vediamo con in particolare bande spettrali le linee di forza di questo campo. Dove il campo buca la superficie si ha un raffreddamento perché l'intensità del campo magnetico rallenta le correnti di convezione. Siccome rallentano, il gas lì in mezzo si raffredda, per cui se l'esterno del Sole è a circa 5700 gradi, le macchie sono a soli, tra virgolette, 4000-4500 gradi. Per contrasto le vediamo nere. Le vediamo nere perché usiamo dei filtri molto scuri da vedere il Sole e quindi una differenza di temperatura di 1000 gradi fa sì che la macchia appaia scura e fredda. Qui vedete quelli che definiamo pori, che sono macchie molto piccole, possono essere in formazione o in sparizione. Attorno alla macchia c'è una zona grigia che si chiama penombra, quella più fitta all'interno è l'ombra. Molte volte hanno delle strutture ramificate, una specie di fiori, perché le linee di forza del campo magnetico sagomano e modellano il gas. E siccome evolvono, perché evolvono di ora in ora e di giorno in giorno, nascono, evolvono e scompaiono. A volte lo fanno senza fare fenomeni, a volte nella macchia avvengono delle incursioni, a volte no, e sono pane quotidiano per gli astrofotografi che amano fotografare il Sole o comunque osservarlo, perché non danno mai i due giorni consecutivi il medesimo spettacolo. I grandi venti straordinari di macchie solari di qualche tempo fa, questi sono i grandi di cui si parlava prima. La Terra nel confronto, questa è recente, pochi giorni fa, è del 4 gennaio. Le macchie solari sono osservabili anche a occhio nudo. Allora, parleremo poi di osservazione del Sole, come idea di massima non osservare mai il Sole a occhio nudo. Avete tutti presente l'icona del pirata con la venda sull'occhio? Pare che non fossero pirati con la venda sull'occhio, erano astronomi che osservavano l'altezza del Sole col bastone di Giuseppe, si chiami, che è uno strumento che permette con un pulsore di stimare l'altezza del Sole per avere un'idea dell'altitudine. Però lo osservavano a occhio nudo. Dopo una carriera passata a osservare ogni giorno il Sole a occhio nudo, avevano la venda sull'occhio. Da lì nasce l'icona del pirata con la venda sull'occhio. Non è occhio di sciabola, però molto più di Sole. Però, può capitare in mezzo a un bando di nubi, all'alba o al tramonto, sul mare, di vedere il Sole rosso, basso sull'orizzonte, attenuato, e molte volte si possono vedere le macchie solari ma anche occhio. E si vedono cose di questo genere. Aspetta, scusate. Questa qui. Questo è evidentemente un piccione che passava di lì, questa è una macchia fotografata, era la stessa fotografata nel medesimo periodo. E questa è fotografata nel New Mexico attraverso la tempesta di polvere. La tempesta di polvere aveva oscurato l'orizzonte, però era abbastanza trasparente e nitido da poter fotografare le macchie in questa maniera, senza filtri. Vedete?
vedete che il Sole è turbolento, vedete questa qui, questa turbolenza al bordo del disco, dovuta alla turbolenza dell'atmosfera, i vari strati atmosferici disturbano l'immagine, però le macchie si vedevano. In questi giorni il Sole è così. Questa è una fotografia mia di 4 giorni fa, 14 gennaio. Questa è fatta con un particolare filtro che fa vedere la luce del calcio. È un filtro ultravioletto applicato al telescopio che permette di vedere molto bene le macchie nere e le zone di attività attorno alle macchie. Tutte queste zone bianche sono zone di attività magnetica. Gli atomi di calcio si ionizzano e reagiscono ai campi magnetici ed emettono più luce quando il campo è più intenso. Come risultato della luce del calcio, noi possiamo visualizzare e misurare l'intensità dei campi magnetici e quindi prevedere, ad esempio, in quali zone c'è possibilità che nasca una nuova macchia. Ad esempio, qui poi ne è nata una, l'altro ieri. Il Sole ruota, come vi dicevo, quindi le macchie praticamente sorgono da questo lato, attraversano il disco e tramontano di là. Questa è tramontata 2 giorni fa. È molto grande, non è escluso che sopravviva 2 settimane e che fra 2 settimane, quindi attorno a fine gennaio, ricompaia da questa parte, vedremo se sale fuori. Queste piccole hanno vita più da breve, ultimamente, pochi giorni. Questa è la stessa con il gradimento maggiore e qui vedete bene ombra ed ombra. Dalle macchie, molte volte, si sviluppano delle esplosioni. Le esplosioni si chiamano flares. I flare, in italiano brillamenti, avvengono quando i campi magnetici del Sole vanno in cortocircuito. Per i tecnici, quando si verifica un evento di riconnessione delle linee di forza magnetiche. Sono esplosioni per noi di potenza inimmaginabile. Primo, perché la zona che esplode è grande molte volte il pianeta Terra. Secondo, perché la scala di energia che viene dissipata è ovviamente inimmaginabile. Un flare potrebbe in un colpo solo, se l'energia fosse applicata al pianeta Terra, provocare l'evaporazione del cielo. Se fosse concentrata qui, non lo è, e distribuita in tutto il cosmo, e quindi alla fine non è così forte. Noi li vediamo bene perché monitoriamo il flusso di raggi X. Questi grafici arrivano da satelliti meteorologici, che oltre a monitorare il tempo terrestre, monitorizzano il tempo spaziale, lo space weather. Il primo dato che si controlla per il tempo spaziale è il flusso di raggi X. Quando il Sole è arrabbiato, spara degli impulsi di raggi X. Questa mattina era a questo livello qua, a B. B è un livello di assoluta calma. Quando c'è movimento avvengono delle esplosioni e noi vediamo dei picchi e ogni gradino è 10 volte quello precedente, la scala verticale è logaritmica. Quando sul Sole avviene un'esplosione, noi vediamo lampi e raggi X e a volte, come se avessimo gettato una pietra molto grossa sul Sole, l'ho dovuto e si propaga. Un'altra scoperta recente degli ultimi 10 anni, per intenderci, è che molte volte i campi magnetici di macchie anche distanti sono correlati e allora può capitare che l'esplosione di una macchia va a far esplodere quella decenti dopo qualche ora, ovvero collassa il campo magnetico su questa, emette un brillamento, dopo qualche ora brillano le macchie decenti, perché sono concatenate. Questo è un grosso brillamento, il più potente del ciclo precedente, del 2006, e di questo brillamento in realtà non conosciamo bene l'intensità perché ha mandato fuori scala i misuratori dei satelliti, ha saturato i rilevatori, quindi abbiamo una stima ma non una misura dell'intensità. E c'era questo grosso gruppo di macchie che ha deciso una bella mattina, 11:30 locali, del 5 dicembre 2006 di esplodere e rilasciare questo brillamento.
Questo è il Grande San Valentino di 2 anni fa, 2011. Questa relazione di poche ore, se guardate il contatore, sono 5-6 ore in tutto. Allora, guardate bene una cosa, si vede uno sbuffo scuro, questo, che parte dalla macchia. Quello sbuffo è una emissione di materia coronale, si chiama CME, Coronal Mass Ejection, eiezione di massa coronale. Cos'è? Il campo magnetico esplodendo accelera nubi di gas che arrivano fino ai pianeti esterni, quindi attraversano tutto il sistema solare, attraversano anche l'orbita terrestre, arrivano sopra di noi, continuano e vengono ancora monitorate a livello dei pianeti esterni. Perché sono scure? Perché espandendosi si raffreddano e quindi diventano più scure. Molte volte osserviamo, queste si chiamano protuberanze, prominence in inglese, e a volte queste protuberanze si arrotolano sui campi magnetici e questo è un tornado, un twister. Questa è un'altra bellissima protuberanza, purtroppo non l'ho fotografata io, nel giorno che vedo. Sono straordinarie perché qui le vedete statiche, ma poi ve le faccio vedere in movimento. Dovete pensare che tutto questo si muove sull'arco di ore, a volte stanno ferme per giornate, 2 giorni, 3 giorni, a volte volgono in minuti ed è straordinario vedere queste strutture. Fate conto che di nuovo la Terra più o meno è grossa così, per intenderci, quindi sono strutture che sono più grandi del sistema Terra-Luna che evolvono. Si formano, vengono soffiate, a volte non viene lo spazio, a volte ricadono sul Sole, nell'arco di un'ora. Questa è una ripresa mia, purtroppo la visibilità non era granché, però la protuberanza era straordinariamente grande. Di nuovo, questa è la Terra in scala, tanto per dare un po' l'idea. Queste sono altre protuberanze di maggio 2012, fotografate da qui. Queste sono sempre foto mie, questa è dell'altro ieri, questa è la più recente, quella in alto a sinistra. Non è meravigliosa come risoluzione, le ho fatte meglio, ma insomma, quando ci sono uno cerca di riprenderle, anche se le condizioni di ripresa non sono perfette. Questa è di novembre dell'anno scorso, questa è una delle più belle che ho filmato perché era tenuissima e molto dettagliata, molto bella da vedere. Questo è un mio piccolo, modestissimo montaggio, sono circa 15 fotogrammi spaziati di 5 minuti che vi fanno vedere di 5 minuti a 5 minuti come evolve una protuberanza. Vedete che è una cosa estremamente mobile, è gas che balla appeso alla linea di forza del campo magnetico. In questo tipo di riprese il Sole è nero perché viene cancellato in elaborazione per non abbagliare, perché è difficile esporre correttamente per il disco e per la protuberanza. Allora uno espone per la protuberanza, che è la parte interessante, il disco è completamente sovraesposto e poi in post elaborazione viene cancellato. Questa è un'emissione di massa coronale particolarmente violenta e ve la faccio vedere con due filmati. Thank you.
vedete che il materiale che ricade sembra essere nero, in realtà è semplicemente scuro, perché come vi dicevo prima si espande e quindi la temperatura scende. Ve la faccio vedere. Però se guardate il punto qui dove ricade, crea altre esplosioni, vedete? Qui dove c'è il cursore. Parte del materiale viene iniettato nello spazio, parte ricade sul Sole, il punto dove ricade di nuovo genera delle esplosioni. Il Sole è una cosa estremamente dinamica. Noi siamo abituati a vedere la Terra come qualcosa di statico, come qualcosa di variabile. In realtà la dinamica è notevolissima. Un altro tipo di struttura che esiste sul Sole e che spesso e volentieri danno origine a fenomeni sono i filamenti. I filamenti sono tubi di gas che galleggiano a qualche decina di migliaia di chilometri sulla superficie del Sole, tenuti a galla in seguito dei campi magnetici. Se una struttura di questo genere, questa è lunga 700.000 km, due volte la distanza tra Terra e Luna, per intenderci, quando collassa succede questo. Questa è rimasta lì 3 giorni. Dopo 3 giorni è collassata e in realtà c'è una zona di qui di materiale che viene iniettato nello spazio. Un pochettino si vede. Questa è una fotografia mia di qualche anno fa dove si vedono più o meno tutte le cose che abbiamo detto. Quindi la superficie, le protuberanze, queste, le cosiddette facole che sono zone più chiare del disco, i filamenti che stanno lì appesi, le macchie e le protuberanze. Più o meno i fenomeni che si possono osservare in superficie sono questi. Ci sono ancora molti misteri sul Sole, molte cose da capire. Ad esempio, uno dei fatti più strani è che quando noi ci avviciniamo a un oggetto caldo, ci immaginiamo che allontanandosi dalla superficie sentiamo un caldo. Bene, sul Sole avviene come se sopra un cubetto di ghiaccio si sviluppasse una fiammata, in altre parole. La corona, la zona attorno al Sole, è a temperatura di milioni di gradi centigradi, mentre la superficie è a migliaia di gradi centigradi. Allora, cosa scalda la corona? Non abbiamo ancora una risposta completa e univoca. Oggi sappiamo che è causata da turbolenze di campi magnetici e da onde d'urto che si propagano dal basso, talmente potenti da aumentare la temperatura fino a milioni di gradi. Però una spiegazione completa, convincente dei fenomeni coronali ancora non è stata formulata. Ci sono delle spiegazioni parziali, ma la teoria completa è ancora un problema. Quello che possiamo fare è osservare spesso e volentieri le emissioni coronali di massa. Qui state vedendo la ripresa di un satellite che è SOHO, SOHO in orbita ormai da 7-8 anni e fa un lavoro fantastico. Nel punto Lagrangiano L1 fra noi e il Sole. Questo disco sarebbe il Sole, questo altro disco è un coronografo, è un disco opaco che ci copre il Sole per non bruciare la telecamera della presa e permette di vedere, bloccando la luce interna, le emissioni di massa all'esterno. Allora, faccio vedere ancora un flare con emissioni di massa. Allora, cos'è questo? Voi vedete l'esplosione e poi tutta questa neve. Questa neve sono particelle del vento solare, essenzialmente sono protoni, che colpiscono il rivelatore della telecamera del satellite e creano disturbi elettronici. Quindi prima si vede l'esplosione,
Quando questa raggiunge il satellite, tutta questa neve che vedete sono disturbi causati alla fotocamera del satellite stesso. La Terra, possiamo vedere la corona solare durante l'eclissi. Chi di voi ha avuto la fortuna di poter osservare l'eclissi da un cielo limpido l'ha sicuramente vista ed è un'emozione. Io finora ne ho viste due, una ai Caraibi e una nel 2006 in Turchia. Quella ai Caraibi era nel 1996, ecco, dico giugno, 10 anni prima di questa. Nel 2006 il sole era quieto e in anni di sole quieto la corona è poco estesa, mentre negli anni di sole attivo la corona è più ramificata, più lunga. Qui la luna fa da coronografo, ovvero la luna si frappone fra noi e il sole, ci toglie la luce del disco solare e si vede l'Italia della corona. Questa qui sopra è una protuberanza, qua c'è un'altra piccola. Questa è fotografata da una nave al largo della Turchia, che era abbastanza stabile per permettere di fotografare. Fotografata senza filtri, perché il filtro è la luna, cioè che ci blocca la luce, la maggior parte della luce, quindi si fotografa con una normale macchina foto con l'obiettivo, senza filtri particolari. Il bello delle eclissi è che durano poco, allora o te le godi o fotografi. Fanno le due cose assieme che durano. Questa è una fotografata. In realtà oggi le teniamo d'occhio più facilmente con i satelliti, abbiamo più di un satellite, ne parleremo dopo, che tengo d'occhio il sole. In particolare questa è una foto un po' storica perché è la foto dell'ultravioletto dell'11-11-11 e dell'11-11. Insieme a quelle possiamo tenere d'occhio i campi magnetici del sole e vedere come muovono. E tenere d'occhio i cosiddetti buchi coronali e il vento solare. Cosa sono i buchi coronali? I buchi coronali sono zone dove il campo magnetico superficiale del Sole è debole e da quelle zone si irradia un getto di particelle che è il famoso vento solare. Quando gli americani andarono sulla Luna nel 69, uno degli esperimenti che lasciarono sulla superficie fu un misuratore di vento solare che misurava le particelle che arrivano dal Sole. A volte vengono fuori delle scenette divertenti, ad esempio, a volte capita che i buchi coronali prendano, prendano forme pittoresche. Per esempio, a marzo del 2012, uno dei satelliti trasmise a Terra questa immagine, dove sembra che il Sole abbia un gigantesco buco di serratura. E la Repubblica titolò "Enorme triangolo sul Sole, perfetta anomalia della corona". E due giorni dopo, risolto il mistero del triangolo sul Sole, la stampa. Non c'era nessun triangolo e non c'era nessun mistero, semplicemente il nostro occhio cerca di vedere forme geometriche e quindi lì cerca di riconoscere un triangolo, che non è affatto perfetto, ma è tutto andato a destra. I buchi coronali esistono, cambiano di continuo, quel giorno lì, per motivi prospettici, aveva una forma, però era molto bello da vedere e da lì i titoli dei giornali. Quando vedete un titolo sul giornale, la prima cosa da fare è dubitare del titolo, poi dubitare del titolo, poi dubitare della protagonista, poi dubitare del giornale. Ma noi siamo sulla Terra, che influenza il Sole sulla Terra? Beh, ne ha molte influenze, ovviamente. Allora, senza il Sole la Terra sarebbe una palla di roccia coperta di ghiaccio a 200 e basta gradi sottofrigo, posto poco allegro per andare in vacanza. Noi siamo qui perché abitiamo nella zona abitabile attorno al Sole, ovvero a quella distanza in cui l'acqua non gela, se non le poli, e non molle. Quindi a una distanza tale per cui la temperatura media del pianeta è, se non sbaglio, circa 14 centigradi. E quindi siamo vivi grazie all'illuminazione del Sole. Il Sole ha un'emissione termica luminosa che per quello che ci riguarda è costante. In particolare,
Il Sole manda sulla Terra 1357 watt per metro quadrato. Tra il massimo e il minimo del ciclo solare, questa emissione di energia cambia praticamente di nulla, circa di 1 per 1. Quindi il Sole è una stella variabile, ma con una variabilità molto piccola. Potrebbe non essere sempre stato così, e vedremo poi che cosa succede. Quello che interessa alla Terra, che è visibile come fenomeni, è che durante il ciclo solare variano, e di molto, le emissioni di particelle, cioè di vento solare, e di campi magnetici e radiazioni. Per cui i fenomeni più belli che l'attività solare induce sulla Terra sono le aurore boreali. Come funziona un'aurora boreale? Allora, noi abbiamo oggi una flotta di satelliti che monitorizzano continuamente il vento solare, e quindi del vento solare abbiamo continuamente i parametri, abbiamo intensità del campo, velocità, densità delle particelle e orientamento del campo magnetico. Quindi possiamo fare un po' di osservazioni e qualche previsione su quello che sarà il tempo spaziale dei giorni e ore a venire. Come funziona una tempesta geomagnetica? Allora, vediamone una. Il 22 ottobre del 2011 è partita dal Sole questo CME, questa emissione di massa. Questa emissione di massa è apparentemente modesta, nel senso che rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima, che avevano i grandi archi illuminati, questa è debole. Ma è debole per un semplice motivo, perché viene verso di noi. La vediamo non tangente al disco, ma esattamente in linea di vista, ci viene contro. 2 giorni dopo, l'emissione è arrivata alla Terra. Allora, per prima cosa, c'è stato un aumento del flusso protonico alla Terra. Quindi il flusso dei protoni, che era stabile, monitorato da un satellite che si chiama GOES-13, presenta un incremento brusco all'alba del 23. Nel pomeriggio del 24 è cambiato il flusso di elettroni nell'atmosfera e con questo il disturbo di campo magnetico. Allora, nel diagramma di sopra vedete il flusso di elettroni misurato dai satelliti. Nel diagramma di sotto vedete il campo magnetico. Fino a metà del diagramma c'è una variazione più o meno diurna normale. A un certo punto il pennino impazzisce, c'è un salto verso l'alto, dopo poche ore c'è una completa inversione, un salto verso il basso. Il campo geomagnetico è disturbato. Noi abbiamo degli indici, si chiamano indice K planetario, che indica lo stato dell'alta atmosfera, se siamo in condizioni di calma o di tempesta. Nella sera del 25 l'indice K è zoppato da 1 a 9, a 7 anzi in questo caso, cioè in condizioni di tempesta. Abbiamo anche altri indici, sono vi racconto tutti, ma esiste tutta la scienza di questo tipo di misure. In più, altri satelliti che fanno orbita polare ci tengono aggiornati sull'ovale aurorale, ovvero a quale latitudine è possibile vedere l'aurora. E qui siamo purtroppo noi europei sfortunati. Perché siamo sfortunati? Perché la Terra ha un asse di rotazione che passa per il polo nord e il polo sud, ma ha anche un asse magnetico. La Terra è una calamita, il polo nord e sud, magnetici li conosciamo. Ma il polo nord magnetico non coincide con il polo nord geografico. Il polo nord magnetico è nel nord del Canada. E questi sono fenomeni che hanno a che fare con il campo magnetico terrestre. Risultato: normalmente le aurore sono centrate su un punto che è qui nel nord del Canada. Qui ricordate gli Stati Uniti. Qua c'è l'Europa, l'Italia è qua, questa distribuisce. Qui c'è la Russia, la Siberia e via così. Quindi gli americani hanno meno distanza tra i loro stati e il polo nord magnetico, quindi sono favoriti nella visione dell'aurora boreale. Da noi è molto raro vedere un'aurora più a sud della Germania. Io dall'Italia l'ho vista una sola, a fine anni 80. A fine anni 80 ero in montagna a Montoso, un postaccio appena nord della Valle Bo, sotto la pianura del Piemonte, e a 1400-1500 metri. Io sono anche allevatore, noi usiamo le aurore boreali per comunicare, per fare esperimenti di comunicazione, per riflessione contro i gas ionizzati dell'aurora. È arrivata l'allerta di aurora, un amico mi ha comunicato e allora sono sceso da Montoso a Torino.
scendendo ho visto sul nord delle Alpi, sopra le Alpi, una banda rossa, che non era il tramonto era a ovest, io guardavo a nord, c'era una striscia rossa su tutte le Alpi a nord, che era l'aurora boreale sopra la Germania. Poi non l'ho mai vista. Ecco il risultato. Nella notte del 24 ottobre, grazie a questa estensione dell'ovale aurorale, qua vi fa vedere dove si trova l'aurora e da quali stati si può vedere, da che punto della Terra si può vedere. Questo è dell'arco superiore, quindi addirittura credo più basso della nostra latitudine, e hanno osservato le aurore boreali da 24. Questo è l'effetto sulla Terra di una tempesta geomagnetica. Questa è la stessa fotografata dei satelliti. Abbiamo qualche amico astrofilo che lavora per l'USAF. L'USAF ha una serie di satelliti che fanno riprese a bassa luce dell'atmosfera, e quindi vedi la luce costiera delle città, e si vedeva benissimo la banda aurorale posizionata qui, perché sono i grandi laghi, era appena nota dei grandi laghi. Questo è Paolo Nespoli che commentava le stesse cose in una conferenza a Torino un paio di anni fa, durante la sua missione magistra, ha potuto osservare parecchie aurore boreali. L'aurora boreale dell'ISS si vede, scusate, adesso è troppo veloce, si vede come una banda all'orizzonte, che è questa. E adesso vi faccio vedere le aurore dall'ISS. Eccole qui. Qui vedete, siamo nel centro degli Stati Uniti, dal Dakota verso nord, e andando verso nord vediamo le aurore che spuntano, ma è meglio che con tocchi il mouse. A destra compare l'alba, siamo vicino al polo nord, il sole è sulla destra. Ecco l'alba della stazione. Questa è un'altra, sopra il Canada, 2 febbraio 2012, le luci del Canada, gli strati di nuvole in basso, e lì in alto vedete il verde dell'aurora. Eccolo lì. Le aurore avvengono nell'atmosfera a un'altezza tra i 70 e i 100 km. La stazione spaziale orbita fra i 350 e i 400, quindi se le vede sotto. Ah, vedete, c'è un cratere, lo vedete? Sta passando lì. Quel cratere è un impatto di asteroide in Canada che ha lasciato il buco del cratere di impatto, occupato oggi da un lago. È il meteor cratere del Canada. La galassia, le stelle, i temporali, sotto sono temporali quelle lampi blu, e sopra l'aurora boreale e la Via Lattea che spunta. Ancora due parole sulla situazione del campo magnetico attorno alla Terra. Noi viviamo in un sistema molto complesso di campi magnetici attorno al pianeta, e siamo molto contenti del campo magnetico terrestre. In particolare il campo magnetico terrestre ci scherma da un'enormità di particelle e radiazioni che arrivano dal Sole. Allora, di fronte alla Terra c'è un'onda d'urto che è il punto in cui il flusso del vento solare incontra il campo terrestre. A valle della Terra c'è una coda magnetica. In punta, perché le aurore avvengono i poli? Perché i poli, le linee di forza, si aprono verso lo spazio. Le particelle del vento solare si infilano in queste specie di punti, che si chiamano cuspidi polari, e orbitando in questi punti arrivano nella bassa atmosfera. Quando le particelle del vento solare arrivano nella bassa atmosfera, si innesca un'aurora boreale.
che quindi avvengono, oppure alla nostra area, sull'altro polo, che avvengono quindi soltanto in vicinanza dei poli, grazie alla formazione del campionato terrestre. A parte gli effetti spettacolari e scenografici, quali sono gli effetti pratici dell'attività solare? Beh, ci sono per questo motivo. Se noi fossimo ancora abitanti delle campagne e con i trasporti a cavalli e riscaldamento tagliando le foreste e poco più, non ci accorgeremo di nulla se non della bellezza delle aurore polari. Ma viviamo in una società tecnologica, e la società tecnologica è purtroppo suscettibile a tutta una serie di guai derivanti dall'attività solare. In particolare, le eruzioni solari più intense possono interagire con sistemi meteorologici. Primo problema: il fatto di disturbare l'ionosfera va a disturbare i collegamenti radio in onda corta. Molti servizi usano ancora l'onda corta, soprattutto navi, aerei in onda polare, servizi di sicurezza, servizi di salvataggio, militari, utilizzano tuttora le onde corte. Bene, quando c'è un'attività solare molto intensa ed è prevista un'ora, gli aerei sulle rotte polari vengono fatti volare con rotte più verso sud, più basse di latitudine, non tanto basse di quota, per poter essere sicuri di mantenere le comunicazioni. Perché ci sono delle condizioni in cui non è possibile comunicare con aerei e navi al di là di un certo parallelo nord o sud. E questo è un problema di sicurezza. Poi il GPS. Siamo tutti abituati ad avere navigatori, stradonavigatori, telefonini con navigatore, navigare navi e aerei e via di questo passo. Usiamo il GPS quando andiamo a spasso a fare le passeggiate per contare i passi, ce l'abbiamo sulla bicicletta per contare i chilometri fatti, e dei telefonini e via così. Il segnale del GPS attraverso l'ionosfera, e se l'ionosfera è disturbata, sono disturbati anche i segnali del GPS. Ci possono essere due fenomeni: o un completo blocco del segnale GPS, che è piuttosto raro, oppure un disturbo dei segnali che crea un errore del punto. Quindi noi siamo abituati che il GPS ci dà un punto entro una manciata di metri. Quelli moderni tipicamente danno il numero civico, ti dice se è a destinazione, ti volti e sei di fronte al numero civico cercato, sei entro 10 metri, 20 metri. Il GPS da geodesia danno il metro, ma l'errore ammesso del sistema è 200 metri, ovvero in condizioni di disturbo solare posso avere errori di 200 metri. Ora provate a entrare in porto con la petroliera con 200 metri di errore. Altro problema, rete di distribuzione elettrica. Questo è un problema più americano che non europeo, e vi spiego perché. Immaginate una rete ad alta tensione dove le linee scorrono in direzione nord-sud. L'elettrodotto è una spira che ruota con la Terra. Ruotando con la Terra taglia le linee di forza del campo magnetico solare che incide. Dato che taglia le linee di forza del campo magnetico, questa linea nord-sud agisce come dinamo e ai capi della linea si crea un potenziale che non è quello che io voglio trasmettere come energia elettrica, ma è un potenziale addizionale. Questo potenziale elettrico addizionale fa esplodere i trasformatori di alta tensione. E capitano queste cose qua. Gli americani hanno problemi gravi di questo genere, perché molte linee sono nord-sud, sia sul lato est che sul lato ovest degli Stati Uniti, perché hanno le fonti di generazione a nord e gli utilizzatori a sud, quindi hanno linee verticali. Uno scenario catastrofico è questo. Attenzione, uno scenario molto realistico, uno scenario ben considerato dall'agenzia americana che si occupa di sicurezza. Lo scenario è, due punti, esplosione di trasformatori in più di una linea, due o tre linee di distribuzione, sovraccarico delle altre, disconnessione delle centrali atomiche. Le centrali atomiche si disconnettono e vanno in safe mode, ovvero buttano giù le barre e arrestano la reazione.
ma come ben sapete una centrale nucleare non è sufficiente per la reazione, devo mantenere efficiente il raffreddamento, perché vedere Fukushima. Allora, i motori diesel che raffreddano le centrali hanno 5 o 7 giorni di autonomia. Se in 7 giorni la centrale non viene ricollegata alla rete, fonde. E questo è un problema molto grave, ovvero una tempesta magnetica che si estende su più giorni, che crei guasti consecutivi alle linee e che crei un blackout generalizzato sulla costa americana con disconnessione generalizzata delle centrali atomiche, metterebbe in serio rischio la sicurezza delle centrali. Si parla di possibilità, ovviamente è uno scenario apocalittico e poco probabile, di fusione di 20 noccioli sulla costa est. Lo scenario è talmente realistico da averlo visto dibattuto in modo serio, non soltanto come notizie terroristiche, insomma, no? Non si vuole fare del terrorismo, si può andare a pensare, su riviste professionali che si occupano di elettronica e di trasmissione dell'energia. Quindi è ben considerato, al punto di pensare già di avere riserve di carburante ausiliario nelle vicinanze delle centrali più grandi, in modo che poter estendere l'autonomia da 7 a 15 giorni per il diesel. E tutto il resto. In Europa non abbiamo grossi problemi, fondamentalmente, perché prima siamo più distanti dal polo nord magnetico, avete visto prima, gli americani sono molto più sensibili a questo tipo di esplosioni. Secondariamente non abbiamo grosse linee elettriche nord e sud, e poi la generazione è molto più diffusa. Noi abbiamo stati piccoli, ognuno con la propria rete di generazione, quindi tutto sommato siamo meno interdipendenti dalle connessioni internazionali. Poi, dalle satelliti in orbita, i satelliti sono esposti a questi fatti. I satelliti in orbita bassa sono protetti dal campo magnetico terrestre, ma i satelliti in orbita alta, GPS, telecomunicazioni, televisione,